stato un settembre veramente difficile perché tantissimo lavoro, tantissimi viaggi di lavoro che mi hanno portata lontana dalla mia routine di allenamento e ovviamente anche alimentare. E in più, il mio primo allenamento in palestra di settembre, ho scoperto di avere una spalla e un braccio atrofizzato e probabilmente quest'estate mi si è. Ho colpito un nervo, mi si è colpito un nervo, non lo so, stiamo curando e lo stiamo trattando tra un mix tra osteopata, posturologo e tutto. E piano piano sta recuperando, però devo dire che è stato un grandissimo setback, soprattutto i primi allenamenti, perché ero veramente tornata, ho detto, oh, vai, ora spacco, vado lì, prendo un manubrio e non mi saliva un braccio. E è stato molto demotivante e ora piano piano sto recuperando e finalmente, cioè. Quando hai un problema fisico che poi non sai neanche da che cosa deriva ed è giusto, cioè una cosa del genere è molto demotivante, poi dici cosa vado a fare, cioè ti passa anche la voglia perché non puoi star male, eccetera. Quindi è stato un mese molto difficile, ma oggi finalmente sono tornata l'8 ottobre, e 8, 9 ottobre, 8 ottobre, e mi sento bella, bella carica. Sono un periodo molto felice, sapete il motivo. Ah, e poi vi devo anche parlare di questo, ma questo è l'anello più importante. Comunque, è un periodo molto felice, molto sereno e sto veramente, veramente bene. E voglio proprio ritornare a prendermi cura di me stessa dal punto di vista dell'allenamento e alimentazione. E anche proprio dedicarmi il tempo e renderlo una priorità. Renderlo una priorità, ad esempio, per me oggi è stato il fatto che io avevo un evento, ho un evento alle 11 e fatalità ce l'ho proprio qua in questa palestra perché per fortuna lavoro in questo settore. E quindi ho pensato, cioè, non so, l'anno scorso me Silvia avrebbe detto vabbè, vado alle 11 e poi magari dopo mi alleno, però poi sarebbe stato troppo tardi, veniva fame, quindi avevo detto no, vado a casa. E invece oggi sono uscita prima. Cioè, stamattina ho fatto meal prep e vi devo far vedere. Batch cooking. Poi sono venuta qua, ho fatto anche mezz'ora, veramente ho fatto mezz'oretta di allenamento. Ora vado ad lavarmi, asciugarmi e mi presento all'evento. E sono, cioè, proprio, l'ho reso una priorità, no? Cioè, ho reso il prendermi cura di me prima di una priorità. E questo penso che sia veramente la chiave di tutto, cioè mettere. Dare importanza al momento allenamento, il momento del mangiare sano, perché se non lo si fa è difficile, cioè non viene così, non viene per caso e non viene facile, bisogna impegnarsi e basta. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. Quindi ora 10:40 vado a lavarmi. E sciolgo le trecce, così ho i capelli tutti belli mossi. Allora, questo è un po' di meal prep che ho fatto e queste, raga, le patate dolci. Ieri ho acceso il forno, quindi le ho buttate dentro, avvolte nella carta stagnola, perfette, pronte per questa sera. E ora invece utilizzo le melanzane che ho già cotto. Insieme al riso che ho meal preppato questa mattina. Perfetto e già pronto. Ne ho cotti 300 grammi e quindi ovviamente poi sarà messo via in frigo. E ora quindi ho soltanto da cuocere, mentre che taglio il tutto, il tofu. Qui abbiamo un panetto di tofu naturale, questo invece è alle erbe. Ora li tagliuzzo tutti e li cuocio in friggitrice ad aria. Noi amiamo di più il tofu affumicato, però vabbè, questo c'era, questo passava in convento. Non c'è mai. C'è mai.
E ta-da! Uno dei miei pranzi preferiti pronto, qui manca soltanto un po' di tahin. E poi non vi ho detto del riso. Perché l'altra volta, quando avevo fatto il video sul batch cooking, eccetera, una ragazza mi ha scritto: ma perché non cuoci per assorbimento? E io, vero, so cuocere per assorbimento. E è molto più comodo perché non c'è da scolare, quindi spesso quando si scola si perde un sacco di riso, il vapore, l'acqua, eccetera. E in più, proprio a livello nutrizionale, nell'andare a scolare si perde un sacco di nutrienti presenti nel riso e nell'acqua di cottura. Quindi, per il riso, ad esempio, come si fa? Si mette il riso, magari sciacquato, direttamente nella pentola e si aggiunge il doppio del volume. Quindi, se si vanno a cuocere 300 grammi, si mettono 600 grammi di acqua. Io personalmente ne metto un 2 volte e mezzo, quindi 700 in questo caso, perché questo è un riso che impiega 20-25 minuti a cuocere, non è il riso basmati che impiega 10 e quindi richiede un pochino di acqua. Insomma, si deve anche un po' testare, provare, vedere, fare, sbagliare, riprovare e beccarla giusta a un certo punto e adattarsi. E si mette sul fuoco, fuoco basso, non so, io ho l'induzione quindi metto 6. Con il coperchio si mette lì, non si fa nulla, va da sé. Tempo di cottura 20-25 minuti, ha assorbito tutta l'acqua e basta. Poi si lascia raffreddare, basta sgranarlo. Avete visto che lo facevo prima ed è pronto. Così non sporchi nemmeno. Quindi è veramente, veramente comodo e molto più buono. Effettivamente, il riso fatto così. Quindi ora direi che è ora di andare a pranzo. Yay! Buonasera! Allora, oggi siamo stati a una private sale, cose che sinceramente succedono solo a Milano, le chiamano così, ma cos'è? Praticamente un brand, un'azienda che gestisce un brand, ha messo in un mega capannone i prodotti di questo brand, che è Hickendorf in questo caso, quindi piatti, bicchieri, eccetera. Facendo una svendita totale con prezzi da 50 centesimi a 20 euro grandi vasi, anche 50 euro in realtà. Noi siamo andati, in realtà perché siamo andati? Perché ti lamentavi del fatto che non ci Ah fossero sì, piatti per le perché ricette. quando io filmo ricette mi piace avere diversi piatti, diversi colori, gli abbinamenti un po' cromatici del cibo con il piatto è importante. E quindi siamo andati un pochino, anche un po' per passare in realtà un po' di tempo insieme, visto che viviamo insieme, lavoriamo insieme, ma è Ci manca difficile. tempo insieme, Sì, insomma. è difficile in realtà riuscire, cioè non è difficile, lo riusciamo a fare, però non è facile, riuscire a scindere, no? E a ritagliarsi del tempo per stare insieme come una coppietta. E stare insieme come coppia di lavoro. E infatti, ora vi faccio vedere che cosa ho trovato lì a questa private sale. Ma ora, praticamente dopo siamo andati a no, non è vero, siamo andati al supermercato, in realtà per lo yogurt, poi ci siamo ritrovati a comprare un sacco di cosine carine per fare aperitivo, l'antipasto, eccetera. Quindi abbiamo deciso di fare una sorta di date night dove ora ci mettiamo un po' a cucinare insieme. No, aspetta, gli accordi erano che te cucinavi e io mangiavo dopo. No. Cioè, cuciniamo insieme, ci prepariamo la tavola, guardiamo un film, apriamo la bottiglia di vino. Tutto bellissimo. Quindi, allora, vi faccio vedere cosa ho preso. Ok. Ci hanno dato. Piatti. Ho preso queste scodelle, non le chiamo ciotole, perché voi sapete, se mi conoscete da tanto tempo, il mio amore per le ciotole, ma... Scusa, mi dà noia questo. Silvia, Sì. Ma ultimamente la ciotola la trovo un po' troppo che chiude, no? Preferisco qualcosa di più open. E quindi questo è una giusta via di mezzo. Non è un piatto piano, che a me i piatti piani non piacciono, ma ed è una via di mezzo fra un piatto e una ciotola. È una scodellina piatta. E qui tutti gli ingredienti. Sapete che a me piace anche proprio mangiare mettendo i diversi ingredienti tutti separati per poi unirli insieme. Cioè, mi sembra bella, mi piace.
la cercavo. Panini, così. E la te è piaciuta? Fa poi storie. La te è piaciuta, punto e basta. Io potrei raccontarvi un sacco di cose su delle scodelle. Ne ho prese due, perché mi tocca. Tu racconti la te è piaciuta e basta. Ne ho prese due bianche e due blu. Proprio per la questione che, insomma, quando si fanno le ricette, cose cromatiche, eccetera. Quindi, poi anche in questo modo, se invito amici, una coppia, posso avere dei piatti, metterli a tavola, utilizzarli anche proprio come servizio. Poi, un altro piatto che ho preso è questo qua, della stessa linea, di queste delle ciotole, però è uno piccolino da tipo, sarebbe il piatto da antipasto, piatto piccolino, sempre appunto per le ricette, special gli snack. Quindi questo, poi cosa abbiamo preso? Ah no, abbiamo preso queste cose abbastanza inutili, ma le abbiamo pagate, i piatti li ho pagati 5 euro l'uno, invece questo... Aspetta, sono un po' assurdi, sono questi barattolini, di vetro che si riempiono da bottigliette, si riempiono da sotto e hanno un buchino qua sopra, in realtà sarebbero una saliera e una pepiera, ma io penso di utilizzarli come oliera e acetiera, non so come si dice. E così da metterli a tavola, insomma, quando ci sono ospiti. Mi piace, mi sembrano più ordinati rispetto all'ampolla che noi abbiamo, però ora non so, non sono troppo convinta che poi funzioni. Guarda, funziona il getto dell'acqua, funziona? Okay. Anche troppo. Vabbè, non è che lo versi così. Però non è male l'olio così. Perfetto, funziona, ne sto provando con l'acqua. E poi l'ultima cosa che abbiamo preso, ora devo un attimo scavare, abbiamo preso questi... Ah, belli questi! Tipo sono delle specie di alzatine, vedete qua il piatto fatto così, da mettere sulla tavola. Abbiamo pensato alla tavola di Natale che Jimmy si sta studiando da un anno, quindi io non so se siete pronti al video dell'apparecchiatura della nostra tavola di Natale, perché c'è stato un grandissimo c'è ancora il work in progress. Vi invitiamo, facciamo un video dove vi metto lì e ora mangiamo. Cortesia per gli ospiti. E nulla, ne abbiamo presi due, sono questi tipo di vetro satinato, l'idea è quella di metterli magari a tavola e poi avere diverse ciotoline per i vari intingoli. So, c'è un po' di studio dietro ogni cosa che prendiamo, molto molto pensato. Questi li abbiamo pagati 10 euro. Basta, abbiamo preso questo. Quindi ora cena. Iniziamo la preparazione di questa cena con, direi, la protagonista, perché per me lei è la queen. Ma non è la protagonista della cena, ma è la protagonista dell'autunno e... la zucca! E ovviamente questa sembra essere super castagnosa, super non lo so, ora alzo un po' troppo le aspettative, però castagnosa sembra esserlo. E inizio da lei perché la preparazione è più lunga, quindi la taglio a fette. Per quanto è... dura, sembra decisamente castagnosa. La metto e la stendo su una leccarda ricoperta di carta da forno e va in forno a 180 gradi circa 40 minuti. Super easy, io la tengo neutra come ricetta, cioè non la condisco prima con niente, cioè né olio, né sale, né pepe, né condimenti, né spezie, eccetera, perché... la zucca è molto versatile e quindi una volta cotta può essere utilizzata sia per ricette dolci che per ricette salate, quindi più viene cotta in modo neutro meglio è. E salate ad esempio con appunto filo d'olio, si poi aggiungono le spezie eccetera, e dolce con cannella e burro di mandorle. Raga, dovete provarlo perché sia castagnosa, ci aggiungi la cannella e il burro di mandorle, hai vinto, cioè proprio la lotteria gli fa un baffo a questa cosa, hai vinto. Ok, queen in forno, passiamo a quello che in realtà è il clou della cena, quello che ci ha ispirato poi a dire facciamo le cose in
grande, cioè apriamo la bottiglia di vino. Vabbè, comunque, no, più su, ragazze, più su, dove andate? Ok. Allora, aperitivo antipasto, abbiamo preso, allora, è andata così, su Jimmy mi guarda, mi faccia il sushi al 40, gli ho detto prenditi sushi, che ti devo, prendiamo sushi. Poi io mi sono girata, ho visto questo filettino di salmone affumicato. Vi spiego, praticamente quando siamo stati in Irlanda, che tra parentesi mi viene in mente che non vi ho mai pubblicato il vlog, testa, comunque uscirà il vlog dell'Irlanda prima o poi, siamo andati in una smokehouse che è un affumicatoio di salmoni. Ci hanno spiegato che esiste in realtà esistono due metodi di affumicatura, a freddo e a caldo. A freddo è un pochino quello a cui siamo abituati noi, quindi così, il salmone, questo ovviamente è un blocco, ma quello nelle buste già tagliato, è così, il sashimi è così, mentre a caldo è un'affumicatura che richiede molto più tempo e il salmone viene fuori un pochino, quasi, un pochino più cotto, ma comunque è crudo. A me è piaciuto tantissimo, cioè è buonissimo. A caldo, non l'ho mai trovata nel supermercato ovunque sono stata, ma buonissimo. Quindi va bene. Qui adesso andiamo a tagliarlo e fare tipo sashimi. Io per caso avevo anche già meal preppato degli edamame, quindi sono già tutti pronti e quindi sembra fatto apposta per il nostro antipasto di edamame, salmone e sushi. Vi devo far vedere la figata di questi cristalli di sale, di coro. Sono delle piramidi. Vediamo se ora la fotocamera ci assiste. Eccolo! Eccolo, ce l'ho fatta! Vedete com'è proprio una piramidina? Queste sono proprio piramidi di sale che sono da utilizzare, tendenzialmente sono tipo il sale grosso, no? Che metti sulla carne, ma questo è molto più fino e cioè si spezza molto meglio e è un po' più piacevole poi sulle preparazioni. E io lo uso sugli edamame perché gli edamame vanno salati, gli edamame non salati non sono di edamame. Salate i vostri edamame. E poi per cena, sempre perché era il 40, siamo attenti alla spesa, occhio alla spesa, anzi se io vi posso dare un consiglio, andare a fare la spesa la sera è tendenzialmente più conveniente, perché spesso succede che mettono a sconto tutto quello che è un po' l'invenduto del giorno che sta andando a male, anzi uno dei giorni migliori per andare a farlo è proprio il lunedì, perché i supermercati riempiono gli scaffali il sabato e la domenica, che è tendenzialmente il periodo in cui vendono, insomma, c'è più affluenza, visto che la gente è durante il weekend, e poi il lunedì, quello che poi è invenduto dal weekend, che ovviamente è dentro la data di scadenza, cioè non è che se è invenduto te lo mettono a sconto, allora è andata male, assolutamente non sarebbe venduto, però quello che è il lunedì solitamente quello che rimane ovviamente viene poi cercano un po' di smaltirlo mettendo gli sconti, quindi questo è un tip per salvare lo scontrino e la spesa. E quindi abbiamo visto che mettevano a sconto un bellissimo polpo e da lì è nata la nostra serata super magica. Questo io lo cuocio in forno a vapore, ho letto online perché non l'avevo mai fatto un polpo fresco, sempre preso quelli un po' congelati, surgelati della Metro, e cuoce in 10 minuti. Io penso che lo farò in 12-13 per andare sul sicuro, e in realtà poi non lo voglio buttare dentro salsa di pomodoro né nulla, lo voglio mangiare così super fresh, magari lo passiamo solo un pochino sulla gratella per abbrustolire un pochino i tentacoli. Filo d'olio, limone, un po' di rughetta, rucolina e that's it. E ovviamente poi
pane che andremo a tagliare e tostare. Spoletta delle Ande dell'S lunga, perché raga, non esiste pane migliore, o meglio magari dal panettiere, però al supermercato, se avete un S lunga e lo vendono, perché in Toscana ad esempio noi non l'abbiamo trovata, ci hanno detto non lo vendono, io lo guardo e faccio: e cosa mangiate qui? Il pane sciapo. E vabbè, per voi questo troppo sale. Comunque, e basta, quindi questa è la nostra cena. Questa è la nostra prima date night da Promessi Sposi. Ti piace perché è molto... No, non è... È molto fruttato, però, forse okay, per i tuoi gusti. Però non va... Non ti lascia. Non ti rimane in fondo alla gola. No, delicatissimo. Approvatissimo. Il bianco di Bulgari. D'estate noi si è deciso che come viaggi non si fa nulla di che. Però si fa il giro culinario per l'olio, il vino e i tarallini. Si mangia, si beve. Fantastico. Buono questo, sì. Aspetta, io spennello. Questo è da fare. Una volta in un ristorante un polpo così l'ho pagato 100 euro. No, ma io ho fatto. Ma io ovviamente non l'avevo scelto io il ristorante. Posso dire, d'altronde, il mio video su come trovare la zucca castagnosa ha tantissime visualizzazioni per un motivo. The queen of the queen is back, cioè. Sì, ma la queen sei te. Sì, the queen is back, io sono back. Cioè, ciaone proprio, ciao, ti saluta, ti dice ciao. No, vabbè. Vedi, lo usi come un piatto piano anche, ma a parte che è un...